Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore Cesare Signano della Procura di Napoli Nord. Buonasera signor procuratore, Buonasera, come sta? tutto bene, È per grazie. me una grande gioia vederla perché non la vedo da un sacco di tempo, è per me un grande onore. E la ringrazio per essere venuto di primo, diciamo, appena arrivato, perché appena arrivato è un anno, mi pare che... Poco meno di un anno. Poco meno di un anno. Allora, signor procuratore, avrà conosciuto naturalmente il procuratore capo Greco, che è procuratore capo di Napoli Nord, una procura giovane, fresca, è nata nel 2013, è a carico zero, ma adesso è oberata di processi. Ecco, lui è andato via dopo 44 anni di onoratissimo servizio e io lo saluto con affetto e stima. L'ho intervistato tante volte ed è, a parte la bravura, è proprio un signore, dobbiamo dire la verità. E se n'è andato con un rammarico, cioè non sono riuscito a, diciamo, a completare quello che mi sta a cuore. In effetti è andato tante volte a Roma, sia presso il ministro Orlando, sia presso il ministro Bonafede, ma ha ottenuto, diciamo, ben poco. Ancora c'è tanto da fare perché è una procura, diciamo, che ha sotto la sua egida 38, mi pare, 38 comuni, 19 a Napoli Nord, cioè nord di Napoli, 19 nella provincia di Caserta. So che è venuta una commissione da Roma per vedere un po' la situazione, come è messa, ed è un po' tragica perché dall'inizio è stata con pochi magistrati, poco personale amministrativo, pochi cancellieri. Io ho sempre seguito questa lotta del procuratore. Che cosa si può fare? Che hanno detto da Roma? Provvederanno? Aiuteranno? Ma sicuramente al centro dell'attenzione anche del governo e delle istituzioni in generale. E purtroppo non è semplice risolvere questi problemi, perché sono problemi in parte legati alle piante organiche preesistenti, in parte anche ad una carenza di risorse umane che riguarda l'intero territorio nazionale. Quindi Napoli Nord purtroppo paga di più perché è giovane come ufficio e da un territorio molto esteso, con un altissimo tasso di criminalità. Criminalità, E, ma tante a... No, problematiche, criminalità, ambiente, salute. c'è un po' di tutto, chiaramente avendo accorpato territori molto, diciamo, coinvolti in quasi tutti i fenomeni criminali, dove vi sono fenomeni criminali di tutti i tipi, sia la Terra dei Fuochi, ma anche la zona di Napoli, quella di Giugliano, Casoria, Casandrino, Arzano, insomma, Erito, sono tutti comuni dove storicamente vi è un tasso di criminalità molto elevato. Poi c'è tutta la provincia di Caserta, quella che noi conosciamo come dove è radicato il clan dei Casalesi, dove vi sono altre organizzazioni criminali che hanno devastato il territorio, l'ambiente, eccetera. Quindi credo che nel tempo qualcosa sicuramente si riuscirà a fare. Purtroppo i tempi sono sempre troppo lunghi e invece meriterebbe una soluzione a breve. Non c'è progetto organizzativo di ufficio che possa risolvere questi problemi così importanti. C'è bisogno proprio di un intervento Di strutturale che fondo. riguardi tanto il personale, tanto le strutture, ma più il personale. Perché quello che manca negli uffici giudiziari di Napoli Nord è proprio il personale, sia amministrativo che di polizia giudiziaria, che rappresentano poi l'essenza, no, È di un certo. ufficio giudiziario. I magistrati potrebbero anche essere e dovrebbero essere di più in base alla popolazione, in base ai territori, eccetera. Però io penso che il primo problema da risolvere sicuramente è quello del personale. Poi le strutture, voglio dire, il fatto che non vi sia ancora una corte d'assise o il tribunale di Un'aula Riesa, diciamo che bunker. potrebbero anche essere colmate queste lacune dopo. E il primo, diciamo, traguardo da raggiungere sicuramente è quello di mettere in condizioni Il il tribunale e personale. la procura di lavorare almeno al pari degli altri uffici giudiziari, che sono sempre costretti a lavorare in condizioni, diciamo, di risorse comunque non adeguate agli impegni e alle esigenze di giustizia della terra, Certo. della popolazione, ma che però almeno hanno diciamo, un impegno di risorse che è, come posso dire, almeno adeguato rispetto
alla pianta organica. Certo, perché noi siamo 30 magistrati, dovremmo avere 60 unità di polizia giudiziaria, invece ne sono poco più di 25. Quindi pochissime. E siete il quarto palazzo di giustizia per proprio carico di lavoro. Signor procuratore, la sua vita è stata tutta dedicata al lavoro, sempre al lavoro, con a scapito anche degli affetti familiari, perché lei ha seguito tante inchieste, ha portato a successo tante inchieste, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata, la camorra, Casalese in particolare, ricevendone minacce di morte naturalmente, e quindi è andato sotto scorta. Chi è sotto scorta lo sa, la vita privata è annullata. Ecco, ha avuto un periodo, è stato dal 2015 al 2020 anche alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. In questo periodo che cosa ricorda come inchiesta che le è stata, che le è rimasta più nel cuore? Nel periodo della Procura Nazionale, la Procura non svolge attività investigativa, però è un indagine, diciamo così. È un osservatorio privilegiato dei fenomeni criminali che hanno però una rilevanza nazionale e anche internazionale. L'ufficio della Procura Nazionale consente, ed è questa la differenza, diciamo, più importante con le distrettuali antimafia o le procure antiterrorismo, consente di acquisire una visione molto più ampia dei fenomeni, perché si seguono le vicende criminali al di là dei confini di competenza regionale o distrettuale. Quindi in qualche modo il magistrato riesce ad avere una visione molto più ampia e sicuramente molto più completa, e questo serve alle distrettuali proprio per avere una visione completa di un fenomeno che invece si vive a livello invece distrettuale. Quindi questo significa che la Procura ha sicuramente dà un contributo alle distrettuali in questa direzione. Io ricordo di aver dedicato molto tempo a alcuni fenomeni che avevo in qualche modo trattato poco nel periodo in cui ero stato a Napoli, ossia la tratta di esseri umani, ad esempio, è uno dei temi che in Procura Nazionale hanno comunque avuto una certa attenzione da parte del procuratore, sia Roberti che Cafiro, e da cui mi sono dedicato veramente con passione, perché è un fenomeno molto strettamente legato all'immigrazione clandestina, quindi al traffico di migranti. Ed è un fenomeno che si è esteso con il tempo in tutto il territorio nazionale e vede impegnate molte organizzazioni straniere, che la sono quelle nigeriane, albanesi e rumene. E quindi attraverso questo impegno sulla tratta e sul traffico di migranti, poi ho potuto anche approfondire la struttura e il radicamento nel territorio nazionale anche della mafia nigeriana, albanese e rumena. E sono state sicuramente delle esperienze nuove per me, che mi hanno arricchito dal punto di vista professionale. E devo dire che sono stato anche fortunato, perché tanto il procuratore Roberti che Cafiero De Rao, quanto la DIA hanno dedicato molta attenzione a questo fenomeno. E tanto da aver avuto un ruolo, io personalmente lo conservo ancora, nel focus internazionale presso Eurojust, che è un organismo creato proprio per monitorare l'evoluzione di questi fenomeni, tanto il traffico di migranti quanto la tratta di esseri umani a livello europeo. Ed in questo focus ci scambiamo ogni mese più o meno esperienze, adesso facendo dei collegamenti da remoto,
con tanti magistrati anche degli altri paesi, quindi uno scambio, un'osmosi di esperienze, continuo, di best io practice. Io mi ricordo che facemmo un'intervista proprio su questo con lei, si ricorda, e parlammo di Castel Volturno, perché esatto. La mafia nigeriana è ne piena, diciamo, Castel Volturno, e continuano a progredire con la tratta, con la droga, e nonostante il costante, diciamo, la costante sguardo delle forze dell'ordine, perché agiscono anche in affiancamento con le mafie autoctone, quindi col clan dei Casalesi, quindi progrediscono sempre di più. È una, bisogna tenerla proprio veramente sott'occhio. Lei ha lavorato quindi per tanti anni con la Procura Nazionale Antimafia. Si ricorderà nell'agosto del 1991, ci fu una grande rapina, se lo ricorda, al Monte dei Pegni, della Sicilcassa. Ah? Non ho sentito l'anno. 1991. Era piccoletto. Era piccoletto. Vabbè. Non piccoletto, sì, ma non era, no, ancora però magistrato. Il fatto riguarda adesso, non è che voglio portarla indietro. Io vado allo stato quante, ma adesso veniamo al... Dunque, la settimana scorsa i carabinieri del ROS hanno trovato quello che era il tesoro di Cosa Nostra, quadri, gioielli e tutto. L'hanno trovato in un magazzino, lei è romano, in un magazzino di Trastevere. E hanno trovato tutta questa refortina, parte, perché in altra parte diciamo ne aveva fatto lingotti e le aveva dato ai capi mandamento. Questo per dirle che lei, che tratta mafia e ha sempre trattato mafia, a Palermo si stanno riorganizzando sia la Stida che Cosa Nostra, la Stida attraverso due ergastolani. Questo diciamo, è dei giorni suoi, uno attraverso questo, quello che è stato il mandante dell'omicidio Olivatino, che ha avuto la semilibertà perché vuole essere collaboratore di giustizia, eppure un altro, insomma, si stanno dando da fare, pure Cosa Nostra attraverso un'avvocatessa. È stata scoperta, lei che segue le cose internazionali, una rete di comunicazione con Matteo Messina Denaro, 26 anni mi pare di latitanza, giusto? E quindi questa relazione, si stanno riorganizzando sia la SID che Cosa Nostra. E c'è, a proposito di questo, ecco, questo che hanno scoperto loro, ecco, una grande operazione economica transnazionale tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra sicula. Vabbè, ma passato il periodo pensa... di sbandamento, che Rina è morto nel 2017, si stanno riorganizzando. Ma io credo che nessuno pensi che la mafia non esista più, o che malgrado i successi, diciamo, investigativi, giudiziari, non avesse ancora un ruolo importante nella gestione, diciamo, delle risorse e soprattutto nel controllo del territorio. Sono organizzazioni molto strutturate, dove è molto semplice sostituire anche chi gestisce, chi dirige, in parte dal carcere, in parte anche attraverso delle nuove figure. Non dimentichiamo che è vero che ancora oggi abbiamo, poi sarà modificato, l'ergastolo ostativo eccetera, ma molti soggetti mafiosi non sono tutti condannati all'ergastolo, quindi prima o poi comunque escono dalla struttura carceraria. Ma io credo che in tutti i territori, e sicuramente anche in quello siciliano, i risultati che ci sono stati, come quello anche i risultati raggiunti in Campania, non solo nel territorio casertano, anche a Napoli, insomma, perché sono stati raggiunti degli importanti risultati, abbiano avuto come prevalentemente come obiettivo quello di smantellare l'ala militare di tutte le organizzazioni. Poi sicuramente ci sono stati dei grandi passi in avanti anche in relazione a chi gestisce il patrimonio delle organizzazioni mafiose. Però quello è un ambito ancora in parte inesplorato, perché è molto difficile sequestrare, individuare, confiscare i patrimoni, perché sono patrimoni che sono stati investiti in tutto il territorio nazionale, patrimoni che vengono investiti all'estero,
dove vi sono difficoltà di comunicazione e di cooperazione con i paesi dove sono stati investiti i capitali mafiosi. Quindi quella parte delle organizzazioni mafiose è ancora esistente, molto forte, e quella parte chiaramente ha per sua natura, composta da imprenditori, da diciamo, soggetti che ha figure professionali anche di rilievo, spesso anche molto inserite nella società civile, anzi inserite nella società civile, hanno sicuramente rapporti con le istituzioni, insomma non è che uno le individua facilmente. Perciò si dice che lo Stato ha vinto militarmente, ma economicamente ancora c'è tanto da fare. Questo è sicuramente un obiettivo che tutti, sia l'autorità giudiziaria, sia la politica, con le leggi che ha nel tempo emanato, ma che si sta impegnando sicuramente su tutti i fronti. Il problema è la difficoltà di individuare gli investimenti, i capitali, seguirli. D'altra parte, dottoressa Falcone, non sono io quello che deve ripetere quello che aveva già 30 anni fa detto Falcone. Per individuare i veri mafiosi bisogna seguire il denaro. Tutte le operazioni bancarie, gli assegni, le cose. Il problema sono i soldi, cioè il capitale mafioso che poi fa gola soprattutto in tempi di crisi economica, sociale, occupazionale, cioè è un capitale purtroppo che voglio dire, è molto complicato individuare. Ancora sfugge. E quindi quella è la vera forza delle organizzazioni mafiose. Signor Procuratore, in questo periodo di pandemia l'usura, come si dice a Roma, è andata a tutta gallara. Lei ha scoperto un'indagine, mi pare, che ha fatto un caso di estorsione, di usura. Un imprenditore, mi pare che fosse di Cassino, ha fatto la denuncia ai carabinieri e per dire che lui era sotto usura da parte di un altro imprenditore di Caserta. Se non che l'imprenditore di Caserta pure era sotto a sua volta effetto domino, era pure lui sotto effetto di un gruppo di napoletani che lo bastonavano, gliene davano di santa ragione, lo minacciavano di morte. Quindi lei ha messo fine a questo incubo. Sì, è stata una cosa di cui mi sono occupato appena sono arrivato a Napoli Nord. È un fenomeno molto diffuso quello dell'usura. Fenomeno molto diffuso e che sicuramente si è ulteriormente diffuso per il periodo grave di crisi che stiamo vivendo. È di mancanza di soldi, quindi molte imprese pure si sono perse per questo, perché molti imprenditori... Il problema adesso è proprio questo. Ossia, in questo periodo in cui la pandemia ha creato un disastro economico, è chiaro che le imprese che già vivevano con sofferenza e con difficoltà si sono trovate a perdere ancora fette di mercato o addirittura a dover chiudere per un certo periodo di tempo perché non c'erano domande, non c'era commesse, eccetera. E sì, sono state aiutate dallo Stato attraverso dei sostegni, eccetera, però è chiaro che chi viveva già con grandi difficoltà o di liquidità... Ha peggiorato la situazione. È molto difficile che si sia ripreso. La tentazione di fare ricorso al capitale, degli usurai è ovviamente molto forte, perché lì si tratta o di morire o di vivere cercando di... cioè, o di sopravvivere prendendo un po' di ossigeno da queste... persone che hanno denaro e liquidità. Sì, perché poi dopo non si riesce a pagare l'interesse che sono altri. No, per questo dico, il problema viene solo rinviato, perché poi lì non è più una morte, perché si chiude, ma è una morte perché si perde totalmente il controllo dell'attività, perché va in mano alle persone che ti hanno prestato i soldi, o peggio ancora, alle organizzazioni criminali che hanno bisogno di avere in un'intestazione fittizia della società che opera, e quindi di immettere capitale ma di non apparire formalmente all'esterno. Quindi si corre il rischio anche di entrare in un circuito criminale molto più grave e molto più, di allarme, soltanto perché poi alla fine si cerca una soluzione per sopravvivere, per non morire, per non fallire. È solo momentanea la soluzione, ma poi dopo la soluzione si va... sicuramente da non seguire. È da non seguire, e infatti io lo raccomando sempre. Dunque, il clan dei Casalesi persiste in radicamento sul nostro territorio. Oggi i vari clan
non solo si occupano di smaltimento di rifiuti, ma anche della raccolta di rifiuti attraverso le gare d'appalto del trasporto e si interessano pure di bonifiche. A Napoli Nord c'è questo problema dell'ambiente, il rapporto ambiente-salute, è stato fatto anche un protocollo tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Procura. A che punto sono le bonifiche? Perché le bonifiche sono importanti. Tanto tempo fa sono stati circoscritti questi terreni, però bonifiche costano, e come si dice a Napoli, anticamente si dice sine pecunia, non cantantur mis. E come si fa? Sono bloccate? Ma il problema anche questo è molto difficile da risolvere, nel senso che sono state localizzate anche aree dove bisognerebbe agire con la bonifica. Però non è semplice in un periodo di carenza di risorse sul piano occupazionale, ci sono adesso si dovrà affrontare il problema dello sblocco dei licenziamenti, che è una cosa che viene rinviata, ma poi quando verrà si dovrà pagare il conto, sarà un conto molto salato, perché ci sono aziende che appena verranno sbloccati i licenziamenti ci saranno migliaia e migliaia di persone senza lavoro. Quindi credo che lo Stato si stia ponendo anche il problema di come destinare i soldi. La bonifica non è semplice perché sono tantissime aree, è una cosa da fare perché sicuramente ha inquinato le falde acquifere, sicuramente ha inquinato un territorio nel suo complesso, l'ambiente, ha determinato verosimilmente anche l'incremento delle malattie tumorali, insomma ci sono delle cose che sicuramente in qualche modo destano preoccupazione. Credo che siamo ancora lontani però dall'avere un quadro di interventi reali, concreti, da fare nel breve tempo. Il problema della terra dei fuochi o comunque delle bonifiche è un problema che ancora oggi non ha trovato una soluzione. Ci sono già dei progetti e dei territori su cui si interverrà. Il problema però io credo che oltre alla bonifica sia proprio quello di interrompere questo continuo sversamento di rifiuti e continuo ancora, sì, perché ancora inquinamento del territorio, sì, dell'ambiente. Sì, sì. Ci sono questo ancora imprenditori che sotterrano perché non vogliono pagare il giusto per lo smaltimento. Io di questo ne ho parlato la scorsa settimana con Don Patriciello, che è del parroco della la chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano. E Caivano rientra sotto l'egida della procura ed è disperato perché lui ha fatto tanto per i rifiuti e giustamente si chiede, dice, ma i rifiuti industriali dove vanno a finire? Perché nell'inceneritore non ci vanno, non bruciano, e quelli sono tutte materiali di risulta delle imprese a nero. Pensa diciamo che quante ce ne stanno di imprese a nero e non si riesce a risolvere. Lui è disperato e diceva: chi mi aiuta per i rifiuti, soprattutto per la criminalità? L'altro giorno c'è stata una stesa, è una stesa pazzesca, e dice lo Stato è distinto ma distante, lui dice. Diciamo, io chiedo aiuto anche alla Procura per questo diciamo, parroco che non sa come fare. Io ho letto, lui scrive sull'Avvenire, e c'era una cosa che mi ha commosso. L'altro giorno dice: non ci credo, ripeto le sue parole, non ci credo, non ci crederò mai che l'Italia non abbia gli strumenti per mettere fine alla scandalosa e sanguinosa prepotenza della camorra napoletana. Eravamo in chiesa quando all'improvviso si sono sentiti colpi d'arma da fuoco, tanti, troppi, solo per un attimo abbiamo pensato che fossero fuochi d'artificio. Era in atto una stesa, la solita, orribile e stupida stesa, per affermare l'autorità del clan. Lei si immagina, questi stavano in chiesa, all'improvviso, chi scappava da una parte, chi la scappava da un'altra. Com'è possibile che non si riesce a trovare una soluzione? Forze dell'ordine, la procura, che può fare? Non è che non si riesce a trovare una soluzione. Per fortuna, nell'ultimo periodo, comunque sono diminuiti questi episodi così di violenza, diciamo, e di spregiudicata attività delinquenziale da parte dei giovani. Certo, anche un solo episodio è molto grave. Conosco l'impegno di Patriciello e sono convinto che in qualche modo aiuti anche a prendere ancora più coscienza di questo problema perciò grave. Io lo sottopongo alla sua attenzione,
perciò, perché mi ha fatto una cosa proprio nell'animo. Ma io credo che questo grido di allarme sia un grido di allarme di tutti, voglio dire, lui è un grande comunicatore ed ha sicuramente contribuito a svegliare ancora, quindi a scuotere le coscienze, però noi, insomma, i problemi di Napoli sono tanti. Io credo che è difficile risolvere il problema criminale senza risolvere prima quello sociale. Sì. Cioè, noi non possiamo delegare, sono cose dette, ridette all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia, la risoluzione di problemi che invece non sono quelli, non sono solo diciamo di repressione o di prevenzione. Certo, il controllo del territorio si assicura con la presenza delle forze dell'ordine, ma al di là anche qui di una carenza forse endemica delle risorse delle forze dell'ordine, ma che credo non potrebbe comunque, anche se risolto questo problema, non potrebbe risolvere l'altro, cioè quello della criminalità campana. Credo che bisogna sicuramente dedicare al sud Italia e soprattutto al territorio campano un'attenzione per risolvere i problemi di occupazione e di sviluppo del territorio, perché purtroppo nel nostro territorio le nostre bellezze, cioè, e anche le nostre risorse non vengono valorizzate come dovrebbero. E dunque vi è una diciamo un'assenza di programmazione, un'assenza di aspettativa, e soprattutto intere aree sono abbandonate a se stesse. Lei mi parlava di Caivano. Io le posso dire che oltre a Caivano, che poi sono tutti territori che rientrano nella competenza della Procura di Napoli Nord, Caivano ed Afragola sono praticamente due territori, due comuni, dove Rione Salicelle e Parco Verde, ma li prendo come soltanto a titolo esemplificativo, vabbè, perché sono quelli più conosciuti, sono territori, sono luoghi dove da sempre vivono spacciatori e rapinatori. Cioè, se si fa un censimento degli abitanti, diciamo che la maggior parte delle persone arrestate in quei territori provengono da Parco Verde e da Rione Salicello per rapino o per spaccio di droga. Se non si interviene in qualche modo cercando di dare sviluppo al territorio, di dare lavoro a queste persone, è chiaro che non viene giustificato il crimine, ma si comprende il crimine, perché voglio dire, cosa fanno le persone che si vedono abbandonate a se stessi con palazzi fatiscenti, promiscuità assoluta, assenza di controlli, perché lì dentro è impossibile, come a Secondigliano, non riesci a svolgere un'attività investigativa, perché ci sono 10, 20, 30 persone che hanno il compito di avvisare l'intervento e la presenza delle forze dell'ordine. È un sistema, quello di vita, che può essere non in qualche è di vita, modo, di sopravvivenza, che può essere scalfito, che può essere interrotto, modificato, solo se lo Stato agisce per dare a queste persone una speranza di vita alternativa. Sì. Perché altrimenti, fermo restando chiaramente che chi commette reati poi deve avere condannato, certo, la condanna, e deve essere anche punito, perché voglio dire è una regola è normale della nostra società. È stato come al solito chiarissimo. Signor procuratore, un altro problema di questo periodo, ma è un problema che già si conosce, sono il problema delle carceri affollate. Ha visto quello che è successo a Santa Maria, una cosa veramente, insomma, diciamo a dir poco proprio sconvolgente. Le carceri sono affollate, non si trova sistema, amnesia, indulto no, braccialetti no, costruzioni di carceri non ne parliamo proprio, perché sempre sine pecune, non ci sono soldi, e insomma il trattamento, qua ci sta la legge, decreto legge Gonella, questo pure è vecchio, 1975, parla del trattamento, ecco, carcerario, che deve essere improntato all'umanità, alla dignità, ecco.
qua umanità, dignità non se ne vede proprio. Come si deve fare? Che cosa si può fare? Ma si può fare molto, secondo me. Queste sono tutte domande che forse, non sono io il destinatario, non dovrei essere io, perché sono tutte domande da rivolgere a chi ha la possibilità di risolvere il problema, ossia la politica. Sì, il problema delle carceri è un problema che noi ci trasciniamo da 20 anni, da 30 anni. Abbiamo un sistema processuale che ci consente di disporre la carcerazione preventiva, ossia la carcerazione prima del processo e prima delle condanne, e che quindi inevitabilmente incide sul numero anche delle persone che affollano le carceri. Però il problema è che da tempo noi abbiamo un numero di detenuti superiore di gran lunga alla capienza delle strutture carcerarie. Ora, io stento a credere che non vi siano risorse per poter porre fine a questo problema del sovraffollamento. Noi abbiamo due problemi. Il primo problema è quello dei tempi del processo, del sistema processuale, che deve essere cambiato radicalmente. Io lo dico ormai da 4 anni, 5 anni, dove ho potuto con esperienza, la mia esperienza, constatare che questo sistema processuale è fallimentare. È quasi una fiction, diciamo, il nostro sistema processuale. Appuntate. È una fiction a puntate ed è un sistema che sicuramente non garantisce nessuno, né le vittime né gli imputati, che hanno pari dignità comunque davanti alla legge, nel senso che i diritti di tutti devono essere rispettati. Poi c'è il diritto della vittima, c'è il diritto dell'imputato ad avere un processo secondo breve. Le regole e soprattutto breve. Ora, questo è un problema. Il secondo problema è quello del sovraffollamento o anche della eccessiva carcerazione. Ma quindi bisognerebbe sicuramente privilegiare, a seconda dei reati, anche forme alternative che non siano quelle di mandare in carcere le persone. Ma il problema del sovraffollamento si risolve attraverso una edilizia carceraria, che però non esiste, non c'è un programma. Allora il problema dell'indulto e dell'amnistia diventano, ogni e ciclicamente ogni tot anni, un problema che la società si deve porre, perché altrimenti vengono calpestati i diritti anche di persone che, pur se condannate, hanno comunque dei diritti. È normale. E l'Europa, la dignità, l'Europa ci condanna sempre su questo. Certo. Ma allora dico, è possibile che noi non riusciamo a risolvere costruendo altre 10 strutture carcerarie e dobbiamo giungere a conclusioni che sono sicuramente peggiori del male, ossia o di fare amnistia e indulto privando di credibilità il sistema, oppure peggio ancora, a tenere insieme criminali e persone che sono al primo reato. È normale. O in una stessa cella 10 persone con appoggio reale, in una cella che non so se mi sbaglio, ma non mi sbaglio, 55 si seggono su una sedia, su un posto dove si può sedere, in alternativa, cioè uno si alza e uno si... Non è possibile, se la Costituzione dice che l'articolo 27 dice che la carcerazione deve essere repressiva ma recuperatoria, come si fa a recuperare queste persone che sono affollate così? Secondo me escono più delinquenti di prima, perché escono esacerbati. Ma sì, anche la vita all'interno del carcere diventa difficile, non solo per i detenuti, ma anche per gli agenti della polizia penitenziaria. Vede, quello che è accaduto a Santa Maria, che condanniamo tutti anche in maniera ferma, sono una parte, però ce ne sono tanti, però, altri. Di quello che di cosa si vive all'interno delle strutture carcerarie. Ora è chiaro che se da una parte ci sta l'esasperazione dei detenuti, dall'altra parte c'è che so un pochi. Confronto costante tra una parte della polizia penitenziaria che deve mettere ordine, dall'altra parte chi invece si trova in una condizione di disagio totale. È chiaro che è più semplice che ci sia, è più facile che si creano delle frizioni che invece si devono evitare. Fermo restando, ripeto, che io sono uno di quelli che ci tiene al rispetto dei diritti di tutti.
il detenuto non può essere massacrato di botte, il detenuto non può essere una persona che viene vessato per umiliato, il gusto, o umiliato per il gusto che sa. Però il problema delle carceri è un problema che, partendo da questi episodi da condannare fermamente, deve essere poi affrontato e risolto con un intervento serio che in qualche modo cerchi di smussare anche queste potenziali conflittualità. Che si ma vengono come a si creare smussa? Nella struttura. Io quello che dico, saranno una cinquantina, 44, 50 agenti di polizia che si sono comportati malissimo e risponderanno di questo reato, di non aver rispettato l'articolo 27 della Costituzione, ma ce ne sono tanti altri che fanno il loro dovere, e il fatto sempre quello è che gli agenti di polizia sono pochi rispetto alla massa, allora i nervi saltano. E allora... ma è un problema, ripeto, molto, molto è strutturale. Sì. Per vivere la carcerazione in maniera diversa bisogna dignitosa. Intervenire in questo modo, in questa direzione. Più carceri, meno carcere per le persone, nel senso che bisogna distinguere i reati e quindi bisogna intervenire anche su quello. Bisogna incentivare ancora di più le misure alternative alla detenzione, bisogna però che queste misure siano reali, che la persona venga seguita realmente all'esterno per essere recuperata e rieducata, e bisogna soprattutto poi intervenire sul piano sociale. Ecco, queste tre cose non possono essere fatte separatamente, bisogna farle insieme. Certo. La condizione in cui vivono detenuti ed agenti di polizia penitenziaria è una condizione che tendenzialmente favorisce lo scontro, non lo limita. Certo. E quindi bisogna intervenire nella direzione giusta. Io penso che dopo aver constatato, dopo essere stati condannati dall'Europa per tanti anni, con multe anche salate, ecco, costruire 4, 5, 6 strutture carcerarie oppure destinare a carceri i beni confiscati o anche strutture abbandonate totalmente sia, a mio parere, una delle soluzioni da seguire, ma nel breve tempo, perché anche la soluzione di in qualche modo scarcerare le persone perché vi è un sovraffollamento, questo si perde credibilità. Certo. Il sistema si regge su alcuni punti importanti che vanno risolti, tra cui la credibilità dell'intero meccanismo è la prima imprescindibile, perché poi diciamo la verità, l'Italia ha fatto una bruttissima figura, è proprio una brutta, siamo andati in giro con tutti questi filmati e insomma Dostoevskij diceva, se lo ricorda, diceva per il grado di civiltà di un paese si vede dalle carceri, se è così e noi siamo proprio messi male. L'ultima domanda, lei non ci crederà ma è così, sono circa 30 anni che si cerca di risolvere il problema della riforma della giustizia, se ne è parlato dagli anni 90, insomma, mini riforme, ma non sono servite a niente, anzi sono state deleterie. C'è il nuovo ministro della giustizia, Marta Cartabia, si interessa di questa riforma, anche perché ce lo chiede l'Europa, ci hanno dato dei soldi, a parte sono per l'economia, per risollevarci un po' dalla pandemia, ma una parte è destinata proprio alla giustizia, quindi per fare una giustizia più veloce, più rapida. Lei ha una visione della giustizia, Marta Cartabia, recuperatoria, cioè lo stato di civiltà si raggiunge quando un uomo capisce che dal reato più grave si può risorgere, ma questo si diceva pure 2500 anni fa, lei avrà letto sicuramente Eschilo, e che diceva questo: quando un governante è buono, la giustizia punisce e premia, quindi si va verso la concordia, invece se no vuol dire che reprime solo. È giusto così? Ma sì, io ho molta fiducia nel ministro e nell'opera, di riforma a buona volontà che si sta avviando. Io credo che comunque bisogna riformare certamente il sistema. Va riformato in tutte le direzioni sono state già individuate come da riformare. Io credo che bisogna raggiungere un traguardo in modo imprescindibile, ossia bisogna intervenire
sul processo penale in modo che sia un processo più celere. Non c'è dubbio che tutto il sistema perde di credibilità e soprattutto provoca danni irreparabili proprio per la sua lentezza. Tutti gli argomenti che noi utilizziamo quando ci troviamo di fronte a fatti che riguardano i detenuti, il sovraffollamento o anche fenomeni criminali che non si riescono a debellare, pur se in qualche modo sono stati raggiunti importanti risultati e anche lo Stato si è impegnato in tutte le sue articolazioni, tutte le volte che lo facciamo, in realtà ci scontriamo però con questa evidenza, ossia non è possibile che una persona possa essere sottoposta ad un processo per 10 anni, o che sia colpevole o che sia diciamo innocente. Io credo che ciascun individuo abbia diritto ad avere un processo celere. Breve. Allora, sono brevissimo, anche perché è tardi. Processo celere significa in ogni caso processo con garanzie. Su questo non dobbiamo mai avere dubbi. Non è possibile che vi sia qualcuno nel processo che paghi in qualche modo la celerità del processo. E quindi tutte le parti del processo, sia lo Stato nel pubblico ministero, sia la vittima, sia il danneggiato, sia l'imputato, devono poter esercitare nel processo tutti i diritti che la Costituzione riconosce e tuttavia avere un processo comunque celere. Il problema nel nostro Paese è che è stato già ormai da tempo evidenziato, e che noi abbiamo scelto di seguire, diciamo, le orme americane, introducendo nel nostro ordinamento il processo accusatorio, sebbene con qualche modifica che lo rende un po' misto rispetto a quello inquisitorio. Processo accusatorio che però in America è associato alla discrezionalità dell'azione penale, ad un ruolo del pubblico ministero che non è quello dell'Italia, perché è politico, diciamo, tra virgolette, e soprattutto ad un numero di processi che si celebrano con il rito accusatorio, ossia davanti ad un giudice, oralmente e nel contraddittorio delle parti, alla Perry Mason, per intenderci, sì, ridottissimo, ossia solo il 2% dei processi che si complessivi si celebrano con il rito accusatorio, il che significa che un processo può durare poco. Perché? Certo. Perché l'impegno richiesto ai giudici e alle giurie è un impegno limitato, perché si tratta di pochi processi. In quei processi le garanzie si sviluppano in modo diciamo, io direi anche eccezionale, certo, perché lì si può davvero esercitare il diritto di difesa pienamente, nella parità delle parti e nel contraddittorio davanti ad un giudice. In Italia il rito accusatorio non è associato alla discrezionalità dell'azione penale, che è un baluardo per l'autonomia e indipendenza ed è certamente da mantenere, ma è associato alla obbligatorietà, non è associato alla discrezionalità, ma alla obbligatorietà dell'azione penale, ossia il pubblico ministero, una volta ricevuta la notizia di reato, deve procedere, fa le indagini o poi richiede l'archiviazione o manda a giudizio. Tutti o quasi i procedimenti, salvo i riti alternativi che sono pochi, ancora pochi, tutti i reati vengono giudicati con il rito accusatorio, il che significa che abbiamo tradito l'essenza del rito accusatorio, ossia quel sistema è un sistema che necessariamente prevede un numero ridottissimo di processi, e dunque stiamo
abbiamo sbagliato ad indirizzare il nostro sistema verso quel processo. Certo, oggi... Come fare per evitare che ciò accada? Ancora? Adesso si è sempre detto che i processi sono lunghi, la giustizia lunga è un'ingiustizia, si è, sempre, è colpa della prescrizione. Lei ha messo mano anche alla prescrizione e dice dopo il primo grado di giudizio, e questo era secondo la riforma Buona Fede, con l'introduzione però per i gradi successivi dell'improcedibilità. Cioè, questo significa che se i giudici fanno tardi, cioè superano, cioè fanno ritardo, cioè superano i due anni, a due anni il tempi, diciamo, a due anni per il secondo grado e a un anno per la Cassazione, il processo muore, finisce là. E il reato però non si estingue. Sì, però... Questo può aiutare. Sono tecnicismi, voglio dire, che non daranno luogo a nulla. Fortemente influenzati dal sistema che noi vogliamo mantenere in vita. Cioè, è chiaro che... Quindi si continuerà a sbagliare. Io sull'improcedibilità ho molte perplessità, perché, voglio dire, dopo una condanna di primo grado si interrompe la prescrizione e però dopo due anni, se non si celebra l'appello, anche chi è stato condannato, voglio dire, poi alla fine viene tutto così, cade nel nulla. Obiettivamente è una soluzione che desta qualche perplessità, però perché c'è questa soluzione? Per abbreviare i tempi del processo. Il processo penale lo vuole abbreviare del 25%. Sì, perché che cosa succede o dovrebbe succedere? Che, e questo è un punto sul quale bisogna fare una riflessione però, introducendo questo meccanismo dell'improcedibilità, si pensa che il magistrato della Corte d'Appello con la mannaia, diciamo, con la spada di Damocle sulla testa, che se non chiude il processo entro due anni si verifica l'improcedibilità, quindi con una conseguenza di vanificazione del lavoro di tutti, si mette a lavorare di più. E quindi lavorando di più è uno dovrebbe essere uno stimolo. Esatto, l'improcedibilità. Ma il problema però, ecco, io voglio dire, non è che noi possiamo pensare che ci sia una categoria di persone che non lavorano, certo, dei magistrati, anche perché al di là di quello che dice l'Europa sulla produttività, che siamo uno dei primi, è evidente che i magistrati italiani lavorino, anche per i numeri che ci sono. Lei se pensa quante notizie di reato ha la Procura di Napoli Nord e quanti procedimenti vengono definiti e li paragona a quelli degli altri paesi, si rende conto che il problema non è e non può essere quello del lavoro o della produttività dei magistrati. Allora dico, se il problema lo si vuole risolvere in qualche modo, voglio dire, spronando i magistrati a lavorare di più, ecco, questo sicuramente può essere accolto dalla magistratura, perché nessuno può ritenersi infallibile o nessuno crede che non possa migliorare. Ma non sarà anche la soluzione. Ma non è la soluzione, perché la soluzione non si raggiunge attraverso le mannaie, ma si raggiunge ritoccando sensibilmente la struttura del processo. Chissà che ne pensa di questo fatto il presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis De Prossedi, che poverino si lamenta sempre e fa sempre lo stesso esempio dell'imbuto, tutti i processi così che vanno a finire nella strettura. Voglio a pungolare, che pungoli là? Ma là c'è poco da pungolare. Perciò. Il problema è, sono tentativi, diciamo, anche apprezzabili, cioè voglio dire. Ma è un tentativo. Bisogna però intervenire in qualche altro modo, lo stanno facendo, io vorrei vedere poi una riforma compiuta, perché parlare di una riforma che ancora non è stata neanche all'inizio, in qualche modo, però io credo che il salto di qualità possa essere fatto soltanto acquisendo questa consapevolezza, che è un po' comunque poi generalizzata, che questo sistema così non può funzionare in Italia, e non volendo toccare l'obbligatorietà dell'azione penale, che ripeto, è il baluardo per l'autonomia, l'indipendenza della magistratura e soprattutto per la garanzia dei cittadini, va bene, davanti alla legge, dobbiamo porci il problema se questo sistema accusatorio può valere per tutti i reati. Nel nostro ordinamento già c'è un doppio binario,
C'è un doppio binario per i reati di mafia e per i reati ordinari comuni. E ci sono sensibili miglioramenti. Differenze tra il sistema che l'ordinamento, il legislatore ha individuato per questi e gli altri reati. A mio parere bisognerebbe intervenire individuando una categoria ampia, molto ampia, di reati dove il rito accusatorio non può essere quello che definisce il procedimento. Dunque significa dedicare le risorse dei giudici a quei reati, a quei processi di particolare allarme sociale, tutti di allarme sociale, sì, in modo tale da evitare che una persona che venga mandata a giudizio per violenza sessuale viene condannato o assolto dopo 10 anni dalla che neanche se lo ricorda quello che ha fatto. Sì, sì, okay? Sì, giusto, ci sono anche reati infamanti. Certo. O anche la corruzione, certo, di un uomo che rappresenta l'istituzione. Certo. È giusto che abbia una decisione celere di condanna o di assoluzione e che quindi la cittadinanza, la collettività venga a conoscenza quasi immediatamente del se quel soggetto era corrotto o no. Certo. Per fare questo però, qualunque tipo di intervento che non incida sulla struttura del processo accusatorio, secondo me non raggiungerà i risultati per i quali tutti sono impegnati. È stato chiarissimo, bisogna avvisare Marta Cartabia però di tutto questo. No, questo potere. Lo riferiamo. Allora, io la ringrazio per avermi concesso l'intervista. Lei lo sa che io la stimo tantissimo e le voglio bene, gliel'ho sempre testimoniato. Siccome a me piace la cosa di sentimento, o perlomeno di chiudere, vorrei essere vicino, non ne sono stata forse vicino, lei ha perso il papà, Nicolangelo, che era stima dalle parti nostre, cioè dalle parti di Piedimonte e Matese, perché era direttore dell'Agenzia delle Entrate, è giusto così? Sì. E siccome le Agenzie delle Entrate a noi già pensiamo ci agitano non poco perché si tratta di tasse, lui invece era stimato perché riusciva a mediare il rigore con la diciamo con l'aiuto ai cittadini, quindi andavano pazzi per lui e quindi era molto stimato e io le sono vicina e le voglio bene quando vuole, quando può. Questa TV è aperta per lei, il posto là lei già lo conosce. Speriamo di stare più vicini la prossima volta e gli siamo più vicini, così ci abbracciamo. Ci ha lasciato definitivamente. La fraternità sociale, dice il Papa, è importantissima, l'abbraccio, ci hanno levato tutto, l'abbraccio, i baci. Vabbè, ci sarà sicuramente il tempo di rifarsi. E speriamo, manteniamoci forti, buone vacanze e mi raccomando ai giovani, non strafate, perché andiamo in colore giallo, arancione e torniamo indietro nel tempo. Ecco, allora buone vacanze e ci vediamo presto. Allora, arrivederci, grazie. A lei grazie e grazie dell'onore che ci ha dato. Grazie, sempre accolgo con piacere i vostri inviti. Arrivederci. Arrivederci, buona serata.